Sono oltre 4.000 gli incendi registrati in Italia nel 2023, che hanno mandato in fumo circa 89.000 ettari di superfici boschive. Il 15 giugno è partita la campagna antincendio boschivo EB 2024, che vede in prima linea il Comando Carabinieri per la tutela forestale, attraverso una capillare attività territoriale svolta dai nuclei forestali. Tra le principali azioni portate avanti per fronteggiare il fenomeno, la prevenzione e la repressione. Ma cosa rischia chi incendia? Rischia l'arresto e di essere condannato ad una pena che, nell'ipotesi di incendio boschivo doloso, va da 6 a 10 anni, nell'ipotesi colposo da 2 a 5. Nel 2023, con oltre 20.000 controlli, i carabinieri forestali hanno riscontrato 279 violazioni, 300 denunce ed effettuato 33 arresti. Quali sono le possibili cause di un incendio? Sono riconducibili al 98% all'azione umana, sia essa dolosa o colposa. Solo il 2% invece è dovuto a cause accidentali oppure naturali. Si parla di incendio colposo quando la causa deriva da negligenza o disattenzione, mentre doloso quello causato intenzionalmente. L'incendiario doloso è in genere una persona di sesso maschile, di età media, non necessariamente residente nel luogo in cui lavora, che appicca il fuoco con precisa volontà di distruggere sui terreni altrui la bassa macchia mediterranea e il bosco. Attraverso il metodo delle evidenze fisiche vengono determinati il punto di insorgenza e le cause di un incendio. Viene utilizzato per risalire all'area di origine dell'incendio mediante la lettura di tutti i segni che le fiamme lasciano sugli oggetti, sulla vegetazione, sui materiali. Una volta individuata l'area di origine, riusciamo a risalire alla causa e quindi poi focalizzare le nostre indagini per individuarne l'autore. Ad aprile 2022 è stato inaugurato il geoportale Incendi Boschivi, dove è possibile consultare i dati relativi alle aree percorse dal fuoco divisi per regione, provincia e comune. Presso la Scuola Forestale Carabinieri di Castel Volturno è attivo un simulatore immersivo tridimensionale, utilizzato per l'addestramento e l'aggiornamento del personale. Si tratta di un impianto che simula scenari virtuali di incendi boschivi. Viene utilizzato per formare il personale impegnato nell'attività di spegnimento, quindi è rivolto ai direttori delle operazioni di spegnimento. Viene utilizzato anche per formare i militari che sono impegnati nelle attività di indagine connessa agli incendi boschivi. Si basa su un algoritmo, un'equazione matematica che simula la propagazione dell'incendio. In questo modo riusciamo a trovare il punto in cui è partito l'incendio e quindi se è colposo o doloso. Sono il caldo torrido e le disattenzioni a mandare in fumo il nostro patrimonio boschivo. Per questo è importante non accendere fuochi nel bosco, non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, non parcheggiare l'auto su terreni a contatto con l'erba secca e non bruciare residui agricoli. E se avvisti un incendio, telefonare il numero unico 112. È operativo anche il numero di emergenza ambientale 1515.